Buongiorno a tutti, gli amici di Italia Medievale, tutti quelli che ci seguono in questa videopresentazione dell'ultimo romanzo di Andrea Frediani, L'eroe di Milano, pubblicato da Cairo Editore poco più di un mese fa, quindi possiamo chiamarlo fresco di stampa. È con grande piacere che abbiamo Andrea Frediani, un romanziere da 1 milione di copie vendute, tradotto in 5 lingue, e in Inghilterra lo chiamano Andrew Frediani ed è diventato, diciamo, ha fatto esplosa la sua popolarità con la saga The Invincibles, che in Italia è la saga degli invincibili. Per chi non conoscesse Andrea Frediani, che comunque è conosciutissimo sia come saggista che come romanziere, riassumo in breve: nato a Roma nel 1963, laureato in storia medievale. Ha scritto numerosi saggi, romanzi, articoli, ha curato molte riviste, ha lavorato e scritto articoli per molte riviste di settore, è responsabile di Focus Story Awards e anche di una collana dell'editrice Newton & Compton. I suoi elementi caratteristici, diciamo, sono la passione per la storia militare, che si vede sia nei saggi ricchissimi di divulgazione che ha pubblicato su tutte le ere, dal primissimo sugli assedi di Roma, il sacco di Roma, ancora negli anni 90, tra l'altro hanno ricevuto anche dei premi, fino a quelle di Napoleone, fino a quelle del Medio Oriente nel XX secolo. Quindi, diciamo, lui ha cercato di coprire una divulgazione di storia militare su tutto l'arco delle principali epoche. Anche, adesso ce l'ho qua, visto che siamo in Italia medievale, una 13 anni fa circa usciva con le grandi battaglie del Medioevo, in cui naturalmente parlava anche di Legnano, che è il cuore, diciamo, un pochettino, il punto d'arrivo del nuovo romanzo di cui parleremo oggi. Un ultimo accenno: oltre alla storia militare romana e non, come abbiamo visto, un altro elemento caratteristico di Andrea è l'amore per Roma, la sua città. Le sue tradizioni dall'antichità a oggi, è passato anche nei romanzi da quelli sull'antica Roma alla Roma del fine 400 dei Borgia, nel 600, quindi la Roma barocca, e fino anche in un relativamente recente romanzo scritto a quattro mani alla Roma odierna. Passando, ecco, per tutte le epoche attraverso i suoi romanzi, quelli medievali. Sono stati finora Gerusalemme, che mi sembra del 2007, 2008, 2008. 2008, 2007 era il primo 300, Il custode dei 99 manoscritti, che è ambientato sempre a Roma nel IX secolo, La spia dei Borgia di fine 400, vi ho detto, e adesso questo Eroe di Milano. Diciamo che per questo 2020, caratterizzato dal virus, non si può dire che questo virus ti abbia fermato, visto che non è la prima pubblicazione di questo anno, vero Andrea? Bisogna dire che per quanto mi riguarda il Covid ha rappresentato un'opportunità per permettermi di togliermi uno sfizio che coltivavo da tanti anni. E in effetti questo periodo di lockdown mi ha dato l'opportunità di scrivere tanto e questo romanzo di cui stiamo parlando è addirittura il terzo libro dell'anno e non sarà neanche l'ultimo, a dire la verità, perché sono uscito con un saggio sulle grandi epidemie che hanno cambiato la storia, epidemie e guerre che hanno cambiato la storia, insieme a Gastone Brescia. Sono uscito con un romanzo, Il bibliotecario di Auschwitz, ambientato ovviamente nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, che è un romanzo che esula un po' dalle mie abituali tematiche, ma che tenevo moltissimo a scrivere perché ho deciso che l'ultima parte della mia vita sarà dedicata a combattere negazionismo e complottismo, e ho voluto iniziare da questo romanzo. E poi siamo arrivati a questo romanzo ambientato in un contesto medievale. Prima della fine dell'anno tornerò al mio contesto abituale, che poi non è necessariamente il mio contesto preferito, è quello che l'editore mi chiede più spesso e più volentieri, ovvero quello di storia romana. Quindi alla fine dell'anno mi sarò tolta questa grande soddisfazione di aver pubblicato tre romanzi ambientati nelle tre epoche
storiche principali, ovvero l'antichità, il Medioevo e il contemporaneo. È un modo e per ricordare alla gente che io sono laureato in storia medievale, tutti mi scambiano per uno specialista in storia romana, ma sono laureato in storia medievale. Però paradossalmente quando mi diplomai al liceo classico portai una tesina sul nazismo. Questo riprova che a me la storia piace tutta quanta. Mi sono laureato in storia medievale, ma questo va specificato, perché all'epoca io studiavo con Girolamo Arnaldi, che era il presidente dell'Istituto Storico Italiano del Medioevo, ed era lui che insegnava storia medievale alla Sapienza, ed era anche il direttore dell'unica rivista di storia divulgativa che allora si trovava in edicola, che era Storia e Dossier. Quindi io mi laureai con lui, con la speranza che notasse la mia preparazione, le mie capacità come scrittore, e mi facesse scrivere su Storia e Dossier, cosa che effettivamente è avvenuta poi. Però in realtà avrei potuto laurearmi in qualsiasi altro settore, perché onestamente la storia mi è sempre piaciuta tutta. A dire la verità, provo un particolare gusto a scrivere in storia medievale, perché effettivamente il mio periodo da modellista l'ho passato soprattutto facendo figurini, scenette, diorami in storia medievale. Mi aveva comunque appassionato più di altri, almeno nel periodo dell'università, però il mio editore abituale, Newton Compton, non me ne ha dato spesso l'opportunità, perché comunque in Italia se metti un legionario vestito di tutto punto in copertina, di default fai già 5.000 copie. Il fascino del centurione romano. Guarda, se poi sei anche un nome affermato, queste 5.000 copie diventano 20.000, insomma, comunque hai uno zoccolo duro di persone che ti comprano, cosa che pubblicando in storia moderna, contemporanea, medievale, non è assolutamente data per scontata. Ora, approfitto solo, visto che hai parlato di diorami e figurini, sul tuo sito www.andreafradiani.it c'è una sezione dedicata proprio a questi. Io li ho visti e sono effettivamente tutti dedicati al periodo medievale, quindi c'erano un paio dell'età vichinga. E soprattutto i vichinghi, ho preso la fissa dei vichinghi. Sì, ne ho fatti parecchi, ma il modellismo è una passione. Io li porto appresso fin da ragazzo tante passioni. Il modellismo, devo dire che è una passione che ho coltivato solo nel periodo universitario, non è quindi lo possiamo considerare un interesse. L'amore per Roma viene fuori anche da questo, perché se non mi sbaglio tu fai dei presepi tradizionali romani bellissimi, anche se questo magari non per il pubblico, però comunque è proprio una passione che va al di là del modellismo storico-militare, ecco. Sì, decisamente, è un po' legata a questo mio gusto di ricostruire, sicuramente. Però ecco, diciamo che è un interesse, ecco, anche quello per i presepi l'ho perso nel tempo. Io distingo sempre tra passioni e interessi. Le passioni sono quelle che un uomo si porta dietro tutta una vita, da ragazzo finché non passa miglior vita. E gli interessi sono delle passioni momentanee, qualcosa su cui tu ti impegni per un determinato periodo, di cui poi puoi fare a meno. Un po' la differenza che c'è in amore tra l'innamoramento e la cotta. La cotta è una cosa, insomma, momentanea, l'innamoramento può durare, si può trasformare, insomma, nel concetto di amare veramente. Ecco, io amo veramente la storia e la musica, me li sono portati appresso per tutta la vita. La storia e la scrittura, diciamo che sono la mia vocazione, la musica sono la mia passione vera e propria, però insomma, diciamo, sono più potente nella musica, sono un onesto mestierante, nella storia e nella scrittura ritengo di avere un minimo di capacità in più. E diciamo agli amici che abitano a Roma e dintorni che monitorino, diciamo, i tuoi eventi anche sulla pagina Facebook, perché tu sei riuscito anche a coniugare in certe bellissime serate
l'aspetto musicale è quello della presentazione di libri, quindi chi riesce a entrare in una serata così, adesso Covid permettendo, però si gusta una doppia porzione di Frediani in versione storico e in versione musicale, diciamo così. E devo dire che la gente si diverte di più col concerto, perché onestamente, perché io esco girato questo abbinamento? Perché quando a me capitava di andare alle presentazioni a voi, mi annoiavo. Allora mi sono sempre detto, beh, tutto sommato forse le presentazioni tendono ad annoiare un pochino, uniamole a qualcosa di più frizzante come un concerto. E la grande soddisfazione della mia vita me la sono tolta un paio d'anni fa, quando ho fatto una presentazione concerto con mio cugino, che è Danilo Rea, che è il pianista di Mina e di tanti altri, è uno dei pianisti più rinomati d'Italia, che mi fece questo grandissimo onore. Mi feci presentare da Massimo Lugli, con cui ho scritto un libro e che è comunque un finalista premio Strega, e suonai sul palco con uno dei più grandi pianisti italiani. Fu per me una serata straordinaria che conto di replicare a gennaio, perché a gennaio uscirà un altro mio romanzo medievale su cui l'editore punta tantissimo e me l'ha chiesto per un anno che glielo scrissi, quindi presumo che spingerà tantissimo. Ma l'editore è Cairo come questo o è di nuovo Newton & Compton come i tuoi? Cairo è un one shot, poi spiegherò come è avvenuta questa faccenda. Tornando al libro, dopo tanti romanzi ogni tanto medievali, come è arrivato questo, come è nato questo libro L'eroe di Milano? Bene, dunque, erano anni che da Cairo qualcuno mi chiedeva di scrivere un libro per loro. Pur essendo attratto dall'idea, ho sempre dovuto porre un diniego, perché comunque non ho proprio un'esclusiva, ma ho un patto di non concorrenza con la Newton & Compton, di cui sono anche consulente. Quindi era una cosa che al mio editore non faceva piacere e quindi l'ho preferito evitare. Però un anno e mezzo fa sono tornati alla carica e mi hanno detto: cosa possiamo fare per convincerti? E io gli ho detto: beh, ci deve essere un modo che consenta anche al mio editore di guadagnarci, cioè comunque lui deve trarre un vantaggio dal fatto che io scrivo un romanzo per qualcun altro. Allora loro mi proposero di pubblicare tutti i miei romanzi e i saggi in allegato sul Corriere della Sera, e di modo che in qualche modo anche il mio editore avesse un vantaggio, perché ovviamente c'è una cessione dei diritti che viene pagata, di cui una parte va al mio editore. Ovviamente abbiamo stipulato questo accordo, loro hanno fatto una personale, Andrea Frediani, sono stato uno dei pochi autori italiani che ha avuto una personale pubblicata in allegato sul Corriere della Sera, in cambio io ho scritto un romanzo per loro, quindi è nata così. Loro mi hanno chiesto in piena libertà cosa gli piacerebbe scrivere. Io era un po' che non scrivevo romanzi di storia medievale, ho detto facciamo qualcosa sul Medioevo a questo punto. Lì poi mi è venuta anche l'idea appunto di far combaciare questa pubblicazione con le altre due, una di storia romana e una di storia contemporanea, in modo che uscissero tutte nello stesso anno e facessi un plan, diciamo così. Quindi e mi hanno chiesto di fare un po' di proposte, io mi sono fatto venire due o tre idee, per esattezza tre, sul Medioevo italiano, e hanno approvato questa sulla Lega Lombarda ecco, non voglio dire più, nel senso che non è su Alberto da Giussano, io capisco che poi sia facile strumentalizzare un romanzo sulla Lega Lombarda, su Alberto da Giussano. In realtà io ho dato una mia personale interpretazione. La battaglia di Legnano è solo l'ultimo episodio di un romanzo piuttosto ponderoso, cioè chiamato I pilastri della terra,
spero che amerà anche L'eroe di Milano, perché è un romanzo che si svolge nell'arco di un trentennio, che inizia dalla fine, inizia dalla morte di Federico Barbarossa sul fiume Salep, e ha come prima parte, diciamo almeno un terzo del romanzo è dedicato all'assedio di Milano, quello che si conclude con la distruzione della città. E quuindi la battaglia di Legnano in realtà ha molto meno spazio di quanto ne abbiano l'assedio di Milano in particolare, l'assedio di Crema, che è un episodio cui viene data parecchia rilevanza, e tutta la storia dei protagonisti che poi sarebbero stati anche i rettori della Lega Lombarda. Ora, veniamo ai protagonisti, sui quali devo spendere qualche parola. Tutti si aspettano che un romanzo sulla Lega Lombarda abbia per protagonista Alberto da Giussano. Però le cronache dell'epoca segnalano diversi personaggi di nome Alberto, almeno due, Alberto da Cairate e Alberto Longo, che compaiono tra gli ambasciatori della Lega Lombarda che vanno a parlamentare con gli imperiali, oppure addirittura come rettori. Un Alberto da Giussano in realtà non esiste, esiste sì, però esiste una famiglia da Giussano, ma un vero e proprio Alberto da Giussano viene citato en passant di quell'epoca, ma soltanto per documenti di carattere civile. Abbiamo sentito con Andrea Frediani come si è arrivati, come è nato questo romanzo, che spazio temporale copre, quindi si parte dall'evento della morte di Barbarossa nel 1190 sul fiume Salef in Cilicia, mentre sta andando alla terza crociata, quella famosa con Riccardo Cuor di Leone e Filippo II Augusto di Francia, e poi si torna indietro, quindi copre un trentennio, come ci ha anticipato Andrea, un trentennio ricco di eventi nella realtà italiana, di eventi e di personaggi che, come stavi accennando, non sono sempre così reali come si può credere dalla vulgata più diffusa e comune. Ovviamente il lettore che acquisti un libro del genere si aspetta di sentir parlare di Alberto da Giussano, perché nell'immaginario collettivo è l'eroe di Legnano e segnatamente della riscossa dei comuni nei confronti di Federico Barbarossa. Ma la realtà è che la prima volta che Alberto da Giussano viene citato è molto tempo dopo gli eventi narrati. Viene citato da tale Galdano Fiamma, un cronista che per il resto non gode di grande affidabilità, perché così, per intenderci, è uno che fa scendere la vittoria, che ascrive la vittoria dei Lombardi a tre colombe che si sarebbero levate in volo dalla Basilica di San Simpliciano e hanno messo in fuga gli imperiali. Ma prima di lui, prima di Galdano Fiamma, nessuno cita un Alberto da Giussano. Ci vengono citati dai cronisti dell'epoca più di un Alberto, Alberto da Cairate, Alberto Longo, che fanno parte degli alti quadri della Lega Lombarda, e quindi appaiono come ambasciatori che vanno a parlare con i rappresentanti dell'imperatore, appaiono come rettori. Viene citata una famiglia da Giussano, ma non relativamente alle vicende della Lega Lombarda, e comunque non si parla segnatamente di un Alberto, e quindi qualcuno pensa che questo personaggio sia un parto posteriore agli eventi, insomma, quando si è sentito il bisogno di dare un volto e un nome a questa vittoria di Legnano così prestigiosa e a questa epopea, l'epopea della libertà nei confronti del dominio imperiale. Perché effettivamente, se uno storico va a consultare le cronache dell'epoca, non si fa mai riferimento a dei comandanti, si parla sempre dei contingenti delle singole città, ma curiosamente non si parla mai dei comandanti. Ora, noi possiamo arrivare per deduzione a stabilire che probabilmente il rettore in quel momento delle forze
forze della Lega era Guido D'Alandriano, che era diciamo, era stato più volte console a Milano, era comunque un comandante esperto che aveva vissuto anche la tragedia davanti alle mura di Crema, che viene inserita peraltro nel romanzo, però non si parla né di Alberto da Giussano né di questa tanto celebrata compagnia della morte. Allora, come fa a rientrare un personaggio che comunque nell'immaginario collettivo viene identificato con la vittoria di Legnano in questo romanzo? Lo storico non si può permettere di farlo entrare, ma il romanziere storico sì, perché c'è sempre un espediente. Facciamo un'ipotesi. Se Alberto da Giussano fosse stato un personaggio che è incorso in una damnatio memoriae, che lo ha cancellato da tutte le cronache dell'epoca, magari risulterebbe da una tradizione orale di cui un cronista posteriore poi prende nota. Allora, magari Galvano Fiamma ha parlato di qualcuno che all'epoca dei fatti ha compiuto delle gesta che meritavano di essere ricordate, ma è caduto nell'oblio perché si è fatto qualche nemico di troppo, oppure perché ha compiuto qualche errore, qualche sciocchezza che lo ha fatto precipitare giù via dal palcoscenico della storia. Questa potrebbe essere una soluzione che io ho adottato. E tra i protagonisti della mia vicenda c'è un Alberto da Giussano, però c'è anche un altro Alberto. E ho notato nella mia esperienza di romanziere che ciò che piace di più al pubblico sono le sfide. E cosa c'è di meglio di due amici che nel tempo diventano nemici? E la storia di questo romanzo è la storia dell'antagonismo tra due Alberto, e che io spero si lasci il lettore fino all'ultimo nel dubbio di capire quale sia l'Alberto che compare a fianco del Barbarossa all'epoca della sua morte. Quindi è tutto un flashback. Hai già giocato con questo bel sistema intrigante con il romanzo, il primo romanzo che hai ambientato in Dacia, se non mi ricordo male, e invece il discorso dell'antagonismo tra amici c'è in uno dei romanzi tuoi che io ho preferito di più, Marathon, da cui è stato anche tratto poi la graphic novel, il fumetto, e quindi immagino che lo avrai adoperato già ampiamente dopo averlo testato sul campo, come si dice, quindi non vediamo l'ora. Questa volta mi è venuto anche meglio, perché posso dire che questo romanzo è un incrocio tra I pilastri della terra e Robin Hood, come fonti di ispirazione, diciamo così, come fonti di ispirazione, perché i due Alberti, insomma, entrano anche in competizione per rendere impossibile la vita agli imperiali nel corso degli anni, prima che la Lega Lombarda arrivi a essere in grado di mettere in campo un esercito capace di sconfiggere l'imperatore. Passano tanti anni, si sa, insomma, ci sono tantissime vicissitudini, la distruzione di Milano. Tra l'altro sono riuscito a far piazzare almeno uno dei miei due protagonisti a Roma. Monte Porzio Catone. Cosa? La battaglia di Monte Porzio. Esattamente, sono riuscito a entrare pure, bravo, nella battaglia di Monte Porzio, perché ovviamente in quegli anni i collaboratori di Federico Barbarossa, Reinaldo di Dassel, per esempio, insomma, si ritrovano spesso ad operare anche nell'Italia centrale. E quindi è un romanzo molto di ampio respiro, e siccome secondo me tutti i romanzi devono avere anche una valenza più ampia di riflessione al di là della storia in sé, delle vicende in sé, è anche un motivo per chiedersi, perché i miei protagonisti adottano diverse posizioni in antagonismo tra loro, in contrasto tra loro, è anche un motivo per chiedersi se non sia meglio, cioè la libertà per la quale i comuni hanno
combattuto tanto, oppure che è una posizione sostenuta da uno dei protagonisti, un impero sopra le parti che porti, che si sforzi di portare una pace che fino ad allora in realtà non c'è stata, perché sappiamo benissimo che la libertà dai Lombardi era intesa anche come un modo per farsi la guerra tra loro, un po' come le polis dell'antica Grecia. È un contesto che si è poi riveduto nella Lombardia medievale, perché così come Atene, Sparta e Tebe erano città libere che si sono coalizzate soltanto di fronte allo spettro della minaccia persiana, così in Lombardia molti Lombardi temevano l'espansionismo di Milano, e i lodigiani avevano molti motivi di risentimento nei confronti di Milano. Insomma, Lodi era stata rasa al suolo dai milanesi, i comaschi odiavano i milanesi. Comunque, questo espansionismo milanese aveva creato molti rivalità, molti odi di campanile. E quindi c'è qualcuno dei miei protagonisti che non si chiede se per caso un imperatore che magari sia un po' più equilibrato del Barbarossa non farebbe bene alla Lombardia, perché magari consentirebbe quella pace che porterebbe quindi a un benessere, a un ampliamento dei traffici, a un ampliamento del commercio senza dover temere continue guerre di campanile. Quindi questo è anche un processo, se vogliamo, storicamente ben costruito, perché illustri la visione politica differente. Poi sappiamo quella che ha prevalso, a prescindere dal fatto che uno l'abbia apprezzata di più, evidentemente sul campo ha funzionato, però dai le due facce della medaglia, no? le due posizioni. Anche questa è una cosa che si ritrova già in altri tuoi romanzi. Tu usi i personaggi per rendere le varie posizioni, oltre poi ai sentimenti, alle passioni. Sono bilancia, sì. Quindi mi sforzo di essere equilibrato. Fin dai tempi, sempre fin dai tempi di Gerusalemme. Sì, sì, è un po'... 9 posizioni diverse. Esatto, è molto Kurosawesco, non so come si dice, un po' dai film di Kurosawa, in cui lui, ognuno ti fa vedere la sua immagine, come la vede, come vede gli altri. Da Alessandrino, trasferito poi in Lombardia, ti chiedo solo se c'è Alessandria con l'assedio. L'assedio di Alessandria non c'è, però è citato perché quella è una... devo passare. Insomma, come ti ho detto, un libro che si... Insomma, sì, che si 30 anni. Ma come io un terzo del libro l'ho dedicato all'assedio di Milano, a un certo punto mi sono reso conto che rischiava di venire fuori qualcosa di quei pilastri della terra. La casa editrice si è spaventata e ha detto no, per carità, dopo dovremmo mettere a 20 euro. Questo allora... ci fa un'altra saga da 4 volumi, come sei abituato a fare, da 3 o 4 volumi, come sei abituato a fare tu. Quindi da un certo momento in poi ho dovuto adottare una dissolvenza in cui si richiamano episodi importanti della lotta tra i comuni e Barbarossa, ma si arriva poi alla battaglia di Legnano come resa dei conti. Tra l'altro, uno dei protagonisti è anche quel Giordano Scaccabarozzi, che nel film di Martinelli viene interpretato da Mar Abraham, che è un cattivo a tutto tondo. Nel mio romanzo invece è un personaggio dalle varie sfaccettature che poi avrà un ruolo nel destino di uno dei due Alberto. Ovviamente io lascio a voi anche il giudizio sul film di Martinelli. Io mi sono fatto una mia idea, diciamo così, che il mio romanzo non ha nulla a che vedere con quelli di Martinelli, così come il momento di Guerrieri non aveva nulla a che vedere col film 300. Certo, già un altro dei tuoi. Beh, quindi non ha a che vedere con Martinelli. Il Gagliaudo di Alessandria l'hai lasciato a Eco, a Umberto Eco.
e hai intrapreso la tua strada con restituendo comunque con la complessità, anche quando dici Martinelli aveva tracciato questo personaggio con l'ascia, lo aveva proprio cattivissimo, e tu invece lo hai reso più sfaccettato, e quindi è un altro dei tuoi personaggi complessi, quindi non necessariamente polarizzati, ma che hanno delle differenze che aiutano anche a rendere la complessità dello sguardo storico, tornando al discorso di prima. Quindi non è Lega Italiana Buona contro Imperatore Tedesco. Ma la gente, quello in effetti, probabilmente i politici che oggi strumentalizzano quella vicenda non hanno magari la sensibilità o la preparazione storica per capire che non esisteva solo il bianco e il nero, non esisteva soltanto l'anelito di libertà dei comuni a tutto tondo. Cioè i comuni riconoscevano la superiore autorità dell'imperatore, semplicemente nel periodo di interregno avevano sviluppato una sorta di autonomia che presupponeva un riconoscimento solo nominale dell'autorità imperiale, quindi non avevano più intenzione di riconoscere il fotro, quindi comunque di drenare risorse a favore dell'impero, però riconoscevano comunque una superiore autorità, ed era quella cui puntavano nella loro lotta, ed è quella che poi verrà stipulata nella pace di Costanza. E quindi in realtà, se dobbiamo, perché alla fine poi il pubblico si chiede, ma c'era un cattivo in questa storia? Chi era cattivo veramente? I milanesi? Federico Barbarossa era così cattivo? Perché Federico Barbarossa, insomma, ha legato i prigionieri alla torre d'assedio, ha costretto i Grimaschi a tirare su di loro, ha accecato gli ambasciatori e li ha rimandati a Milano, tutti episodi descritti nel libro, che fanno parte dell'epopea e della mitologia e della lotta, però insomma sembra avere un fondo di verità. Dobbiamo dire che Federico Barbarossa aveva dei buoni intenti, ma probabilmente si è lasciato prendere la mano, scottato dalle numerose ribellioni e dalla riottosità di Milano, ha perso col tempo l'equilibrio che forse sarebbe stato saggio mantenere se aveva davvero intenzione di preservare il dominio sull'Italia, ovvero su un contesto che comunque geograficamente lo impegnava ad una presenza che non poteva mantenere in maniera costante. Quindi sarebbe stato probabilmente saggio non esercitare un'autorità così pressante, che poi alla lunga ha finito per indispettire pure le città alleate, perché della Lega Lombarda hanno fatto parte anche città che non si erano sentite adeguatamente ricompensate per il sostegno che gli avevano dato, perché lui ha comunque sempre privilegiato Pavia, forse come antica capitale del Regno d'Italia, però a scapito magari di Como, che aveva comunque versato il sangue a favore della causa imperiale, ma che non si è vista riconoscere le stesse prerogative in termini di autonomia e di facilitazione. Valutare i buoni e i cattivi nella storia è sempre difficile, a volte probabilmente impossibile, comunque fuorviante, ma mi veniva anche in mente il fatto che poi questa epopea della Lega Lombarda nella strumentalizzazione storica raggiunge il paradosso, perché nel Risorgimento diventa un cavallo di battaglia dell'unità nazionale contro i tedeschi, contro gli austriaci, diciamo, che sono germanici, di ceppo germanico, oppressori. C'è poi dagli anni 80-90 in poi la Lega diventa invece un cavallo di battaglia della Lega Nord, poi Lega Lombarda, che invece lo fa per staccarsi dal resto dell'Italia. Quindi lo stesso mito, la stessa epopea che in 100 anni cambia sostanzialmente da un estremo all'altro, uscendo in realtà poi dai binari storici in cui la può ricollocare anche un romanzo come il tuo.
D'altro canto, Georges Duby ha scritto La Domenica di Buren, che più che la storia della battaglia è una storia di come quella battaglia è stata interpretata e strumentalizzata nelle varie epoche a seconda dei contesti politici e sociali in cui insomma, è stata affrontata. E quindi, d'altro canto, gli episodi storici e soprattutto le saghe, le grandi saghe, le grandi lotte storiche. E alimentano sempre la strumentalizzazione politica, non c'è niente da fare. Io ho scritto prima di tutto un romanzo storico e da storico, con un'estrazione accademica, ho cercato di raccontare una storia con obiettività, facendo risaltare le motivazioni di chiunque e gli errori anche di chiunque dei contendenti. Perché ci sono stati anche errori che hanno perpetuato la lotta, che magari sarebbe dovuta finire prima, errori da ambo le parti. E Bene, comunque direi che... rimane un romanzo storico, ma d'avventura e d'azione. C'è una storia d'amore perché questi due contendenti si disputano anche l'amore di una donna. Che è un amore molto tormentato, come molte delle storie sentimentali dei miei romanzi. Insomma, chi mi conosce sa che le storie d'amore che metto nei miei romanzi sono sempre molto, molto tormentate. Ecco, adesso io non aggiungerei altro perché sennò poi entriamo nella famosa fase spoiler, come si dice, in cui riveliamo troppi segreti. Invece, cioè, sappiamo che insomma, i tuoi romanzi devono tenere il lettore in sospeso a volte fino all'ultima pagina, se non la penultima, l'ultima. Io ringrazio Andrea. Vuoi anticiparci le due prossime fatiche, quella che completerà la tua scommessa del 2020? E se si può accennare almeno al tema del prossimo romanzo medievale o è top secret? Allora, sul romanzo di storia romana che esce a fine settembre, posso parlare diffusamente, su quello di gennaio un po' meno, posso fare qualche accenno. A fine settembre uscirà il primo romanzo di una nuova saga, di una trilogia. La trilogia si chiama Invasion Saga ed è una saga dedicata alla prima grande invasione germanica, cioè quella avvenuta durante l'impero di Marco Aurelio, e che coincide peraltro con la peste Antonina. Quindi è il primo romanzo, si chiama I Tre Cavalieri. Devo confessare che mi sono un po' ispirato alla Casa di Carta, la serie televisiva, per realizzarla, che mi è piaciuta molto, perché i protagonisti sono tre ausiliari dell'esercito romano e tre donne armene, che si ritrovano a girovagare per l'impero partico. La prima puntata di questa saga è ambientata soprattutto nell'impero partico, in gran parte, e si chiama per l'appunto I Tre Cavalieri. Invece quelle due parole sul prossimo impegno medievale, se puoi dire almeno il secolo. Prossimo impegno medievale sarà ambientato un secolo dopo gli eventi dell'eroe di Milano ed avrà per protagonista una grande famiglia, una grande dinastia. Di più non posso dire. Quindi XIII secolo, possiamo dire almeno. Ok, va bene. Ringraziamo Andrea Frediani, lascio la parola a Maurizio per le conclusioni e i saluti. Grazie. Le mie conclusioni sono come sempre rapidissime. Io intanto ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, che è L'eroe di Milano di Andrea Frediani. 442 pagine per solo 12 euro, per cui è assolutamente da acquistare. Cairo Editore 2020. Poi volevo anche ricordare che il sito di Andrea è visibile all'indirizzo www.andreafrediani.it e che potete anche trovare Andrea Frediani su Facebook, come è ormai obbligatorio che sia. Il ringraziamento va a tutti i partecipanti, ai nostri ascoltatori. Ricordo che potete seguirci sul nostro canale YouTube e che potete trovare anche tutti i video che pubblichiamo sul nostro sito all'indirizzo www.italiamedievale.org. Grazie a tutti e
e buona visione. Grazie. Buona serata a tutti.